Lasciami! Dio, che schifo! Non andartene! Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra. Io vorrei scoprirlo con voce a carte, perché fosse finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati. Sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore avido di cuori rubati. Dice che in Giamaica lo chiamano Marley Special. Che originale. Da quando c'è Ziggy sembra che l'unica musica al mondo sia il reggae. Senti, facciamo un brindisi, dai. Ad Andrea. Ad Andrea. Oh, chissà come si sente. Ora starà sul treno, no? Come si sente? Male si sente. Hai visto che faccia aveva la festa? Certo, però pure Fabio ci ha messo il carico da 12, eh. Da 11, no? Il carico. Sì, cioè da 11, scusa. Ma che ha fatto quello? Da piccolo è stato mosso da una vipera. Pensa anche a me. Ma che lui è fatto così, ha questo spirito della provocazione più forte di lui. Anche troppo cresciuto per sperare che cambi, no? No, per me può pure impiccarsi, sai che me ne importa. E che vorrei che qualcuno gli facesse pagare quello che ha fatto. Per esempio tu. No, ci ho anche pensato qualche volta a vendicarmi, però... Certo, questo non farebbe tornare Marina, no? Voglio conservare solo i bei ricordi, sono tutto quello che mi rimane. Eri così innamorato? Sì. Sì, ma vedi, di più, perché tra noi c'era questo rapporto così speciale, perfetto. Cos'è, gli attacchi di nostalgia al posto mio? Ma dai, scemo. No, è bello quello che dici di lei. Io non ho avuto esperienze nella vita, però questa... Chissà come deve essere fare l'amore quando sei innamorato. Mattia, tra te e Marina, com'era? Beh, non venite a dormire? Sì, tra poco, perché? No, così. Buonanotte. Notte? Mamma mia, com'è nero. All'inizio pensavo che ce l'avesse con me, ma poi ho capito che è Stefano. Mi manca molto. Eh sì. Soprattutto adesso, che sta passando questo momento così con Chiara. Lui non si rassegna. Beh, c'è poco da fare. Lei non ne vuole sapere. Che gli vai a dire in una situazione così? Niente che possa servire a qualcosa. In amore si procede sempre a tentoni. Sbaglia oggi, sbaglia domani. Qualcosa si impara. Ma vedi, è ancora troppo giovane per capire queste cose. Ha ancora bisogno di certezze, di risposte. Non lo so. Anche se con Asia e Stefano è stato più semplice. Beh, sai, se Stefano aveva questi problemi, non veniva certo a dirmelo. Asia a quell'età era in collegio. Se la sono cavata da soli, è andata così. E invece lui c'è dentro proprio, in pieno. Non è che stiamo sottovalutando la cosa? Forse possiamo aiutarlo.
distrarlo un po'. Che ne so, magari un piccolo viaggio. No, non servirebbe a niente. Bisogna affrontarli i problemi. E poi guarda che Luca sta attraversando una fase positiva. Sta cercando di capire i propri sentimenti, di gestirli in qualche modo. Ma è così triste. Allora, hai parlato? Mi ha urlato di andarmene, mi sono sentito un verme. Giorgio, mi dispiace. Potevi pensarci prima, allora. Io? Mi sembrava che ci fosse anche tu, no? Scusami, è che non pensavo di poter far così male a mia figlia. E ora che l'hai capito, la colpa è mia. Bel modo di lavarsi la coscienza. Ho detto una frase stupida, scusami. Adesso la cosa importante è parlare con Giulia. Avanti. Scusate, non è che abita qui il mitico leone? Ancora per poco. Senti, io c'ho un sacco di cose da fare e mi sa che ti saluto adesso. Stammi bene, Stefano, e mi raccomando, tienimeli d'occhio tu sti disco internati, eh? E come fa? C'ha un sacco di cose da fare. L'uomo ragno combatte il crimine, sale sui palazzi, lancia le ragnatele. C'è una vitaccia. Vabbè, io sono una frana con gli addii, quindi... Ciao, Andrea. Anch'io. Mi raccomando. In bocca al lupo. Stai bene. Questa te la ricordi? Quel derby Juventus Torino. Il Toro è avanti di 2 reti alla fine del primo tempo, punendo l'arroganza bianconera. L'arbitro era un venduto, lo capivano anche i bambini. E il tifoso juventino, col suo solito atteggiamento antisportivo, non accetta il verdetto del campo. Ehi! Senti, Robby, tienila tu. A me sta piccolo ormai. Ma come, questi sono il ricordo più bello, la maratona. Appunto. Io ho buona memoria. Certo che a pochi giorni dal mondiale vai proprio a casa del nemico. Ci hanno soffiato l'europeo all'ultimo minuto i francesi. È l'ora della rivincita, no? Il mio tifo si farà sentire anche da lontano. Meglio se andiamo, ragazzi. Thank you.
Io a questa storia non ci ho mai creduto. Era la donna della tua vita. Vi siete frequentati per anni e mai, nemmeno una volta. Vabbè, una volta ci ho pensato. Una volta ci ho pensato, ma preferivo insomma, passarci sopra, perché il sesso non è tutto nella vita. Ci sono altre cose molto importanti. Ah, perché forse non la volevi far scendere dal piedistallo? Dai, smettila. Ma sì che la smetto, però cerca di essere onesto. Marina la volevi. E come se la volevi, Mattia? La volevi? Sì, sì, va bene, che ti devo dire, la volevo, la sognavo tutti i giorni, a occhi chiusi, a occhi aperti, ogni volta era da 10 lode. Ci credo, nei sogni fai tutto tu, regia, interpretazione, sceneggiatura, ma la realtà è tutta un'altra storia, sveglia, Mattia, soprattutto quando ci sono troppe aspettative. Oh, guarda, starei ore e giorni ad ascoltare la voce dell'esperienza. Puoi dirlo forte. Anzi, sai che ti dico? Urlalo, Mattia, urlalo! Perché io e te non è un caso che ci siamo conosciuti. Io conosco il sesso senza amore e tu conosci l'amore senza sesso. Potremmo unire le due cose, no? Ha spento il cellulare. Come faccio adesso? Io devo... devo parlare con lei. Sarà sconvolta. Magari adesso non ti ascolterebbe nemmeno. Forse è meglio se riprovi tra un po'. E cosa penserà di me, che sono... che sono un disgraziato? Dile che sono stata io. Non dovevo venire qui. E dille che mi dispiace. Non fa nessuna differenza per Giulio o per mia moglie. Nessuna. Poi smettila di prenderti tutte le colpe. Lo sappiamo tutte e due come sono andate le cose. Io... devo cercare di trovarla prima che parli con Ginevra. Si sarà calmata, riuscirò a spiegarle come sono andate le cose. Devo... devo riuscirci. Un tipo per abortarmi mi ha chiesto un capello. L'ha usato come filo interdentale. Che schifo! Mattia, ma era una battuta. E poi ha dei bei capelli, senti, tocca, tocca. E dai, che sì, tocca. Sì. Li cura, sai. Belle, li cura. Invece a me domani mattina nessuno cura il negozio, per cui finiamo e andiamo a dormire, ok? Sì, a letto sì, a dormire no. Forza, signorina, che io domani devo aprire ad un orario decente. Get up, stand up. Dai, ti accompagno a casa. A casa? Ma io non ce l'ho una casa. Io coabito con due suorine del divino amore e con Baffetto, che se mi vede così mi ammazza. Anzi, mi passa sotto la macchina da cucire in mente. Ma che chic, Andrea. Non è da tutti andare in stazione con la limousine, eh? No, 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 farai la tua porca figura. Beati poveri di spirito, guarda che questo gioiellino ci segue con alta fedeltà e bassi consumi fin dal lontano 1982, anno della vittoria dei campionati del mondo di calcio della nazionale italiana. Infatti, amico mio, per me sarà un onore salirci. E allora sali, e sali anche tu, ingrato. Ah, la patente. E mi raccomando, occhio al furgone, che roba mia è.
sì. Vive in un mondo tutto suo, a volte lo invidio, guarda. Io invece lo strozzerei, ma non a volte, sempre. Eppure non so, sarà pure una testa matta, ma su di lui ci puoi sempre contare. Eh sì, su di lui sì. Era per me, vero? Senti, Cristiano, mi sono accorto che nell'ultimo periodo non stavi molto bene, insomma, non ho mai trovato un momento per poterti parlare. Adesso va meglio, non ti preoccupare. Sono un sacco di cose per la testa, la partenza. Ok, non è una buona scusa. Guarda, no, non fa niente, si vede che era un brutto momento per tutti e due, dai. Però rimango sempre una buona spalla su cui puoi piangere. Sempre se vuoi. Che fai? Porti sfiga adesso? E a proposito di sfiga. La mia moto. Lasciare la roba mi fa un po' paura. Preferirei che la tenessi tu. Mi raccomando, pensami quando la porti a fare un giro. E non fare cazzate. Questo sarà un po' dura, ma... Vieni qua. Stefano, che cosa ci fai qui? Veramente, qui ci abita la mia ragazza. Ah, sì? Vabbè, è anche la mia. Cioè, io più o meno. Senti, 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 senti. Scusa, e allora perché non bussi? Beh, perché... Perché non bussi tu? Siamo due cretini, vero? Siamo due cretini. Anche tu hai ricevuto un ben servito da una delle sorelle Rocca? Cacchio, sì, mi ha proprio liquidato. Fantastico. Perché non fondiamo un bel club a Che ci siamo? Sedotti e abbandonati. Dalle sorelle Rocca. Eccoci qui. Ancora tre passettini, due passettini, un passettini. E opla! E adesso faccio la nanna. La nanna, sì, buona idea. Allora togliamo questi stivaloni. E via uno. E dai, Mattia. Aia. E via l'altro. E buonanotte. Eccoci qua. Ma no, ma con i vestiti no. Ah. Lo sai qual era il pigiamino di Marilyn? Ne ho sentito parlare. Tre gocce di profumo. Scommetto che lo usi anche tu, vero? No. Non proprio. Mi aiuti? Sì, ti aiuto. Sei lento. E sono lento. E sono lento, ti muovi. Ecco. Brava, già bella sotto. Eccoci qua. Buonanotte. Notte. Io vado, ciao. Mattia, a me non piace dormire da sola. Ah. Perché non resti un po' con me? Dai.
cosa? Valentina ti ha lasciato. Ma è impazzita. Non chiederlo a me. Lei era l'unica in grado di farti ragionare. Si vede che per lei io non ragionavo mai abbastanza. Certo, lei è una tipa tosta e tu sei diverso. Però non è mai stato un problema. Che è successo? Non lo so, non lo so. Vedi, ci sono tanti motivi per cui le coppie a un certo punto si lasciano. Diciamo che ci sono dei lati del mio carattere che lei non ha mai apprezzato. E poi questa storia della convivenza l'ha mandata fuori di testa. Dai, anche lei non era sicura fosse una buona idea all'inizio. Però quando lei si è decisa, io ci ho ripensato. Lei ha fatto tutti i suoi ragionamenti, ha capito, dice, che è finita. Mi spiace. Mm. E adesso? Adesso niente. Io vorrei parlarne, ma lei non vuole, è una testa dura. Tu lo sai che Chiara è identica. Mettono il muso. Cioè, hanno un difetto genetico quelle due. Fratellino mio, io lo sapevo. Avrei dovuto avvertirti. Almeno non sarei stato così male. Vedi, star male non serve a niente. Prenditela con qualcuno. Prenditela con me. No, non ci riesco. Lei mi tratta come uno che l'ha delusa. Ma come fa a non capire che lei per me è tutto? Giù, ti vuoi muovere? Fra 10 minuti c'è il treno. Aspetta, mo ti faccio volare. Non ce la fai a tenere 60 all'ora? Anziché guardar male, la prossima volta fammi sedere davanti, perché io qua dietro mi sfascio la schiena. Ma stai zitto tu. E chi non ha fatto il militare non può parlare. Ah, bravo, il riformato in tempo record. Vedi, ma avete rotto, Cristiano, anche tu. Qui se perdo il treno ci tocca andare con sta carriola qua in Francia. Sa che oggi non prendi nessun treno.